Benvenuti amici svapatori, ma soprattutto amiche svapatrici, la vostra meravigliosa, allegorica e conturbante papilla assoluta. Soprattutto conturbante, e dal vostro Emi, anche se ho il cappello però. Ma con cappello. Basta, basta perché oggi, proprio oggi, in questo momento, la barrista, perché barrista con due R, Sì. notoriamente con due R, Brew Enco. Enco ha buttato fuori proprio così due liquidi È nuovissimi buttato, è passato di qui, è e ci ha buttato lanciato dentro però. dentro, perché c'era fuori, nuovissimi, quindi dopo il caramello salato, dopo il dolcetto, la cannella, dopo quella cagata di, così, quella melone era una cagata, cioè, L'anguria. all'anguria era una roba che veramente inaffrontabile. Poi si è rifatta con il biscottino, esatto, quello che il disegno era Padania inguardabile. cioccolatoso con Sì, sciroppo quello era molto d'acero, buono, molto buono. Poi buono. fece anche quella roba tipo spuma di caffè, che quella specie di Quello s'more sfrarre. caffettoso. Nelle descrizioni di barista sembra molto. Sì. Però adesso andremo a scoprire i nuovi due barristi, che sono il Raspberry Cream Cheese Danish. Ma che cazzo vuol dire? Ma che cos'è Raspberry Cream Cheese Vabbè, Danish? ma non puntualizziamo troppo Vabbè. sulla. E il Il White Chocolate mocca. Mocha. Vabbè, Vabbè, che sono quello è già un questi. po' più facile. E già, il White Chocolate Mocha già lascia presagire. Dal disegno direi che è più una crema di caffè. Perché mocha da loro, così, cazzo, da noi la mocha fa il caffè, e invece da loro la mocha si Mocca. vede. E la mocca con la CH, questo americano è un po' diverso, vabbè. Comunque, Una una crema al crema di caffè caffè al con cioccolato bianco. cioccolato Già la bianco. descrizione a me fa venire l'acquolina in Sì. bocca, ma adesso qui ti voglio il Raspberry Cream Cheese Dash, che dall'effigie, non so se la vedete, l'effigie Fennec che c'è. È un dolcetto, suppongo danese, perché Sì. vabbè, con questa Questa sfoglia. sfoglia, dove lo leggi questa sfoglia qua? Se, Cioè, sembra sembra un. un dolcetto di, Vabbè, un con dentro dolcetto. Sì. una crema cheese danish, la famosissima crema cheese danish, Beh. marmellatina sembra, questa è marmellatina. Sì, sembra una marmellata di Raspberry, raspberry, quindi è che è il lattone. lampone, quindi è, insomma, è una È una cazzo. cheesecake alla lattona, Però dai. dentro ha Sì. della pasta sfoglia. Però con la base di pasta Esatto, e sfoglia. non quella solida, quello è questo. È Allora, quello, dai. bene, allora vado ad annusare E si riesce a aprirlo? il Raspberry Cream Cheese Dash. Allora, è molto buono però. Il sentore è buono, si sente, fa proprio, fa venire l'acquolina, è molto, sente tanto il ti arriva un dolce potente al naso, che potrebbe essere questa crema dolce al formaggio. Cioè, l'odore sembra veramente una Sì, cheesecake, è tipo. impressionante, sembra, cioè, di entrare in una bakery e prendere una. Però sente anche il lampone, una bakery. Sì, si sente anche il lampone, tanto si sente il Questo lampone, il già liquido è molto. rosso praticamente. Bah. Sai che la digipapillare sembra. Mamma mia, È ragazzi, buono! porca pupazza! Sai cosa mi ricorda? Niente. Mi ricorda il. Tu hai presente da bambino, no? Quando avevi un po' di tosse, un po' di mal di gola, hai presente Ah, lo lo sciroppo al sciroppo di lampone! Lisomucil? Non ricordo la marca, ma perché. Lisomucil, Però per i più piccoli, quelli che l'hanno il preso, Lisomucil. Lisomucil messo dentro una cheesecake, perché si sente comunque una Se, si sente base di la una donna. base dolce e sto sciroppo, c'è cioè proprio uno sciroppo al lampone, buono, Buonissimo, buono, ragazzi, buono, vabbè. buono, grazie. No, ma perché si sente proprio capito? La base di cheesecake. Ora la pasta sfoglia, Buono, madonna, c'è buono, ragazzi. E poi andiamo a digitopapillarci il
White Chocolate Mocha. Ah, subito, per tutti e due. Questo è stato proprio il classico caffè della barista che, permettetemi di dirlo, il caffè più buono che c'è, non c'è un cazzo da fare. Sì, il, nelle varie, in tutte le varie l'aroma al caffè della barista è spaziale. Quel tocco in più, assaggiamo anche questo, dai. Sa veramente da caffè, da crema al caffè, è buonissimo. Oh, questi sono veramente da bere questi. Anche questo qua, madonna che dolcezza. Sono dolcissimi, eh? Cioè è una cosa, è una caratteristica che, sì, che è comune a tutti. Sì, ripeto, a parte lo scivolone sull'anguria, che era un po' nice, e anche però quella, il mocha breeze, l'altro, quello anche quello che era un po' più blando, small breeze, cazzo, ed era un po' blandino, invece questi qua sono, ci danno di sonomona, questi qua, pa, 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 molto dolci. Allora io vado a dripparmi un po' di, dai, proviamo prima quello, dopo di lamponcino sull'altro proviamo. Sì, dai, così andiamo. Madonna, guarda, è una delle poche volte dove allo svapo rispecchia la digita papillare, cioè è, sì, intenso perché è dolce, si sente tanto questa gelatina, come dici tu, questo sciroppo di lampone. Sì, una marmellatina. Sì, sì, è proprio da marmellata di lampone, e poi senti sta base di cheesecake, cioè c'è proprio da cheesecake al lampone. Quello, cioè, è fedelissimo. Sì. È cheesecake al lampone. Non ci sono altre spiegazioni, non c'è una... È quella. È fedele, è fedelissimo. No? Dai, buono. Non si può dire... Cioè, no, ha una buona base e poi anche il lampone è buono. Sì, l'unica cosa che non sento... Non sente troppo la pasta sfoglia o frolla che sia, comunque credo che sia sfoglia. Beh, comunque si sente più che altro il... Si sente molto questa... cheesecake. Sì, dai, si sente proprio quella... Questa crema... Anche in natura, se vuoi andare a una cheesecake, è la cosa che si vede di più, perché è la parte predominante, il formaggio, c'è, cioè, la crema del formaggio dolce con... È buono, però... Sì, rispetto alla cheesecake non senti la parte biscottosa. Sì, perché questa non ce l'ha, c'è la parte di sfoglia che è un po' più delicata, però è buonissima, cioè a me piace molto. Questa è veramente tanta roba, ragazzi. Sì. Buono, mi piace. Se devo dire la verità, non so quanto riuscirei ad andare avanti a svaparlo. Beh, ma come gusti molto molto dolci, o ti appassiona e te lo svapi in 3 giorni, o magari dopo un po' tende a... Magari a stancarti. Però ti dico, non è così, non lo vedo così, cioè è intenso, ma non lo vedo così terrificante a livello di invadenza, troppo invadente e pesante. Andiamo a assaggiare il white chocolate mocha. Si sbaglia, cioè proprio il caffettino della barista, ragazzi, è spaziale, poi è dolcissimo. Ora il cioccolato bianco è uno di quei gusti che fai fatica a identificare in un liquido da sigaretta elettronica, sinceramente. Cioè il cioccolato bianco, ragazzi, non è altro che burro di cacao, vaniglia e zucchero, cioè, però sa proprio da tipo da un cremosone di caffè dolce, tipo un gelatone al caffè vanigliato, dal, sì, burro, cioè è rotondo, è pieno, è buono. Sì, il caffè non è neanche esagerato. No, no, no. No. Si sente, però non è troppo... Diciamo evidente. Che rispetto al barista quello al caramello salato non è così intenso, però il caffè è quello, cioè parliamo... di quel caffè che sa veramente da zuccherino al caffè, cioè mi ricorda un po' l'altro del barista, lo S'mores Mocha Breeze,
però più però intenso, proprio intenso come calico, assolutamente. Sì, sì, me lo ricordo, perché comunque il caffè useranno sempre lo stesso aroma, il caffè quello lo mixeranno e lo amalgameranno. Dai, non mi dispiace, no, non mi dispiace. Mi dispiace molto questo. Non mi dispiace. Diciamo che si sono confermati come sono, sono tornati un pochino su, su, sul loro stato. Sì, dai, hanno fatto la, la nuova versione del, dei due barista. Il primo c'era uno fruttato dolcioso alla cannella, cioè, e l'altro che era caramello salato e caffè. Qui hanno fatto un cioccolato grano e caffè, un dolcetto al lampone. Quindi diciamo che comunque si confermano, a parte lo scivolone, ripeto, dell'anguria, un'azienda che lavora bene. Sì, sì, dai. Ragazzi, qua siamo, siamo comunque ad alti livelli. Se devo dare un voto, io darei... Allora, sono molto indeciso quale mi piace di tutti e due, perché a loro modo mi piacciono entrambi. Beh, sono, sono molto diversi, quindi è, esatto, sono proprio su, su due piani diversi. Io darei un... Io darei un 8 al... al un 8 entrambi, li do. Dai. Perché sono quei liquidi da 8, cioè quei liquidi che sicuramente vanno provati. Sì. Un 8, non, cioè, non sono d'accordo. Non gli posso dare meno di 8. Darei un 8 a tutti e due anch'io. Sì, non gli do neanche di più, sai perché? Perché comunque, magari amalgamati con diversi, ma sono sapori già un po' sentiti, sì, no? Cioè, non, è una... non sono delle cose innovative, no. Però nel loro. Eh sì, sono, cioè, non gli do io un cazzo. Questi ci sono, sì, sono proprio. Barista, barista, dai, si conferma. Barista si conferma, quindi 8 per il barista. E se avete già assaggiati, lasciate un commento. Se non avete assaggiati, assaggiateli e lasciate un commento, perché questi meritano veramente. Mettete un bel mi piace alla pagina di Joe Svapo, alla pagina della Papilla Assoluta. Ma seguiteci anche su YouTube, lasciate un like se avete questa recensione. Sì, fatto e seguiteci anche su Instagram. Iscrivetevi alla crew, ci mettiamo di più. Era così per farlo. Detto questo, cari ragazzi, noi ci vediamo alla prossima recensione. Come sempre vi salutiamo con un caloroso ma soprattutto vaporoso abbraccio. Ciao!